Amici di Facebook, cittadini toscani, un saluto a tutti coloro che ascoltano questa diretta, con la quale io voglio esprimere la mia opinione sul fatto che nella questione che oggi è un po' la notizia del giorno, ovvero la Toscana, che rimane zona arancione fino alla settimana prossima, io voglio, mettendoci la faccia, dirvi che ritengo questa decisione ingiusta e immotivata. È una decisione che indubbiamente non rende merito al lavoro che è stato fatto soprattutto dai toscani con i loro comportamenti, dalle istituzioni e, voglio segnalarlo, dai dati, perché le mie considerazioni nascono proprio dai dati che oggi abbiamo. 574 sono i contagiati di stamani. Dal lunedì ad oggi, che è sabato, la media è sempre stata questa, circa 500 persone contagiate al giorno. Si può essere stati a 482 oppure si è toccato i 600, ma la media è questa. Un dato che, se confrontato con le altre regioni, è un dato molto interessante. È questa la Toscana che ha sicuramente uno dei minori livelli di contagio in questo momento. E conseguentemente si viene a creare una disparità di trattamento fra regioni che zona gialla ci sono da molto tempo, che sono arrivati addirittura una di queste ad avere negli ultimi 2-3 giorni una media che si avvicina ai 4.000 contagi il giorno, e noi che da una settimana a 500 rimaniamo in zona arancione. Non vi sono solo i contagi. Anche se andiamo a vedere la situazione negli ospedali, ci rendiamo conto che abbiamo nemmeno 1.500 posti Covid fra terapie intensive e posti ordinari. Siamo arrivati, nel momento della vera crisi, un mese fa, anche a toccare i 2.200. Così come sui contagi, se oggi siamo a 500, si arrivava in quel caso anche a superare i 2.700. Quindi sono obiettivi miglioramenti. Obiettivi miglioramenti raggiunti con il numero dei tamponi, anche oggi sono 16.000, un numero consistente. E sul piano delle terapie intensive, dall'aver toccato le 300, 297 un giorno, oggi sono anche qui su 250. Quindi io mi sento di segnalare soprattutto l'ingiustizia, perché i dati ci portano di per sé a condizioni di linea gialla, quindi di opportunità e di possibilità di movimento dalle persone. Certo, vi è l'impegno delle istituzioni nel lavoro che abbiamo fatto per dotarci di più posti Covid. È stato inaugurato l'8 di dicembre il centro Covid Pegaso, il centro Covid per la Toscana, a Prato, 191 posti che consentiranno di alleggerire la situazione degli ospedali. Accanto a quello l'altro padiglione che porterà il centro Covid Pegaso a 340 posti entro la fine dell'anno, e poi altri posti sull'ospedale di Prato, 150 al Campo di Marte di Lucca. Quindi un'implementazione delle opportunità di posti che liberano gli ospedali per le attività che devono essere fatte, l'urgenza, la cardiologia, l'oncologia, l'oculistica e tutto il resto. Dall'altra parte noi ci troviamo di fronte a una prospettiva che è quella di avere una situazione che, rispetto alle altre regioni che ci circondano, vede dei dati in tutti superiori, dalla Liguria alla Emilia Romagna, alle Marche, all'Umbria, al Lazio. E allora perché la Toscana in zona arancione? Mi è stato risposto che è in zona arancione perché si è voluti essere rigidi sul principio formale che chi va in zona rossa deve starci 3 settimane e poi 14 giorni in zona arancione prima di ritornare alla zona gialla. Ma io in realtà il modello che era stato messo in campo lo vedevo funzionale non al rispetto formale delle 3 settimane e poi 2 settimane. Se i dati migliorano, se le situazioni sono oggettivamente di buona qualità nel contenimento del contagio, perché dover aspettare questi periodi? Noi del resto abbiamo un DPCM, quello che è stato adottato il 3 di dicembre, che è diverso da quello che è stato in vigore dal 3 di novembre al 3 di dicembre. Quello era veramente rigido. Quello che è adottato dal 3 di dicembre invece, all'articolo 2, terzo comma, consente di poter entrare anche prima dei 14 giorni nella zona di più elevato livello di mobilità, nella zona gialla. E allora perché non utilizzare quell'opportunità? Ecco,
quindi quello che ho deciso di fare. Un appello al Ministro della Sanità, al Presidente del Consiglio, perché la cabina di regia si possa riunire non una volta alla settimana, ma nella prossima settimana possa riunirsi anche nei primi giorni, il lunedì o il martedì. Del resto lo dice davvero quel DPCM, dice almeno una settimana. Almeno significa che non vieta di riunirsi due volte, all'inizio e poi il venerdì come è avvenuto ieri. E questo potrebbe consentire il rientro in zona gialla anche nella metà della settimana prossima, senza aspettare a domenica. È l'atto formale che mi sento di fare, perché sento nella mia amarezza anche la voglia di lottare rispetto a un'ingiustizia che avverto. La motivazione, ve l'ho detto, è di iter procedurale. Noi invece dobbiamo guardare i dati, perché per avere un equilibrio nella nostra comunità bisogna che a un livello di contagio, a un livello di presenza del virus, corrisponda maggiore o minore ristrettezza, perché la libertà di movimento è un bene primario per i cittadini. Ecco che io vi dico con molta chiarezza e sincerità che non ci sono questioni altre se non la corrispondenza a quello che è stato fatto. Per cui grazie ai toscani, perché la cultura della prevenzione è cresciuta. Lo vediamo nelle nostre città, nei nostri paesi, la mascherina se la mettono ormai tutti, il livello di distanziamento è diventato fatto quotidiano, è per questo che siamo arrivati a questi dati più positivi. Grazie a chi nelle istituzioni si è impegnato, ho citato i posti letto Covid, ma voglio citare anche quei 500 giovani, penultimo anno di medicina, di infermeria, di medicina generale, che ci hanno aiutato nel tracciamento. Eravamo partiti, quando sono diventato presidente, da un 30% di tracciamento, oggi siamo al 100%, e quindi chi ha il contagio viene subito tracciato, perché chi è entrato in contatto con lui possa essere verificato o, se necessario, isolato o posto in quarantena. Quindi, a fronte di tutto questo impegno, è evidente che io penso che la Toscana meriti di poter essere prima possibile in zona gialla, senza mai abbassare la guardia, no? Rispetto ai comportamenti virtuosi per trattenere il contagio, tutti noi siamo pronti a fare la nostra parte e da metà gennaio a essere disciplinati nell'accettare le regole che consentiranno di portare il vaccino. Ma ora l'obiettivo, a mio giudizio, è quello di essere giusti, equi, di evitare disparità di trattamento che certi metodi possono portare fra le regioni e rendere quindi incomprensibili i provvedimenti. Per questo io sono fermo, chiaro, trasparente nel chiedere che questo appello possa essere ascoltato dal Governo.